Bentrovati amici investitori con le interviste di New It. Siamo alla conoscenza delle principali realtà italiane del nostro territorio e oggi abbiamo l'azienda Arrivo, che è un'azienda che comunque ha tanti anni di storia alle spalle, ma si è quotata solo recentemente, lo scorso aprile 2021, e ne parliamo con il fondatore e amministratore delegato Antonio Giannetto. Ciao Antonio, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie Domenico. Grazie a te perché ci presenterai questa azienda Arrivo, appunto, che gestisci, che è impegnata in uno di quei settori che non solo è a più alta crescita in questo momento. Voi gestite data center, cyber security, adesso ce ne parlerai nello specifico, ma ovviamente è uno di quei settori che magari tutti noi usiamo quotidianamente, non ce ne accorgiamo nemmeno, quindi fa parte della nostra vita. E se è anche opportuno magari conoscerlo un po' meglio. Quindi, Antonio, io comincerei chiedendoti cosa fa Revo? Va bene, grazie, grazie Domenico. Sì, hai fatto una introduzione sicuramente puntuale. Revo è una società che si occupa di proteggere e custodire i dati delle aziende. Sostanzialmente facciamo quei servizi cloud per le aziende che noi tutti oggi utilizziamo normalmente, quindi tutte l'archiviazione dei dati, l'esecuzione delle applicazioni remotizzata. Il disaster recovery, il backup e tutto quello che ha a che fare con la protezione dei dati. Lo facciamo dall'Italia su quattro data center di massimo livello, quindi col massimo livello di certificazione di affidabilità, rating 4, tier 4, e con una forte attenzione a tutte le tematiche di cyber security, tant'è che nei nostri servizi cloud, quindi nei nostri servizi di applicazioni e infrastruttura e archiviazione dei dati, la cyber security è completamente integrata. Per entrare un po' più nel dettaglio, quello se volessimo diciamo così spacchettare quello che è il concetto di cloud, potremmo partire dall'esecuzione di applicazioni, diciamo, all'interno della nuvola, quindi all'interno di data center e apparecchiature nei nostri data center, via via salendo, e queste sono sempre attività e servizi che Revo eroga nell'ambito del backup e disaster recovery, quindi per proteggere le aziende nel momento in cui c'è un evento anomalo, un disastro naturale piuttosto che un attacco cyber, gestire le applicazioni delle aziende, proteggere le aziende da tentativi di attacco cyber che possono arrivare dal mondo esterno. Questo è in estrema sintesi quello che Revo oggi offre ed è focalizzata nel fare. Ma quando parli di applicazioni, ti riferisci Sì. appunto ai sistemi aziendali o anche alle banali, lasciami dire, app del nostro telefonino? Noi ci rivolgiamo esclusivamente al mondo aziendale, quindi dal punto di vista concettuale, anche le applicazioni che hai sul telefonino, se queste hanno una relazione con un'applicazione aziendale. Ti faccio un esempio fra tutte, il sistema di contabilità o di condivisione dei dati che utilizziamo magari con il telefonino, il CRM, piuttosto che tutte le tematiche anche di e-commerce o di produzione proprio di un'azienda industriale che oggi, grazie al cloud e all'IoT vengono gestite anche grazie ai dispositivi mobili, sono protette grazie ai servizi Revo. Ma quindi perché un'azienda banalmente ha bisogno di Revo? Ma un'azienda ha bisogno di Revo sostanzialmente per proteggere i propri dati, quindi per portare in un luogo sicuro all'interno dei nostri data center, delle nostre infrastrutture, quindi dei nostri servizi cloud, i propri dati e le proprie applicazioni. Ormai i dati hanno un valore in alcuni contesti anche superiore al denaro, perché il denaro posso farmelo prestare, i dati se li ho persi e non me li presta nessuno, e quindi devo, come imprenditore, come manager, come diciamo azienda, come concentrarmi nel proteggere questi dati. E il modo migliore per proteggerli è portarli all'interno di infrastrutture che sono certificate sia dal punto di vista della sicurezza e sia dal punto di vista della loro gestione, quindi dell'affidabilità. Un modo semplice è ragionare partendo da ho i dati in casa e ne voglio fare un backup remoto,
ho la mia infrastruttura, i miei server in casa intendo all'interno della mia azienda, e li voglio portare all'interno di un data center, o voglio fare in modo che in caso di disastro, in caso di malfunzionamento, i miei sistemi informativi ripartano all'interno di un altro ambiente remoto, e questo è sempre un servizio che faremo, oppure tutte le mie applicazioni, tutti i miei dati vengono eseguiti e risiedono all'interno dei nostri servizi cloud. Questo è il modo più semplice. Mi hai anticipato, infatti volevo chiederti, io banalmente dalla mia esperienza aziendale mi ricordo 10 anni fa che c'era nell'azienda dove lavoravo appunto questa grande stanza con i server che Sì. appunto gestivano tutto il gestionale dell'azienda, che praticamente sono quei software che fanno girare l'azienda, gestiscono la logistica, le fatture, contabilità e quant'altro. Quindi mi ricordo 10 anni fa si era impostato in questa maniera. Cosa è cambiato oggi? Abbiamo ancora all'interno delle aziende queste stanze con i server o ormai è tutto spostato in remoto e quindi sono servizi come i vostri data center unici, globalizzati, che fanno questo servizio per le imprese? Allora, abbiamo ancora queste sale nelle aziende. Il percorso di crescita digitale del paese, ma direi a livello mondiale, va nella direzione di togliere queste sale all'interno delle aziende e portare quello che viene definito workload, cioè le applicazioni e i dati all'interno di cl servizi cloud protetti e certificati, dove c'è un'affidabilità garantita. Ma questo è un percorso. È un percorso dove arriveremo nei prossimi anni. E questo è un po' anche la focalizzazione di Revo, cioè Revo oggi è in un mercato in cui vediamo una fase non proprio iniziale, ma comunque nello stadio subito dopo quello iniziale, quindi con un forte percorso di crescita. Perché? Perché la quantità di dati, a differenza del passato, dove le aziende gestivano, come hai citato giustamente tu, i sistemi di contabilità, di logistica, di fatturazione in maniera informatica. Oggi, grazie alla digitalizzazione, alla quantità di dati che produciamo e al fatto che le aziende non investono più nella tecnologia, ma preferiscono acquisire un livello di servizio, questo fa sì che tutte queste informazioni e applicazioni vengano trasportate nel cloud. Ci hai detto appunto che l'azienda preferisce, cioè non vuole più comprarsi la tecnologia, ma comprarsi il servizio. Che Sì. cosa vuol dire e perché le aziende stanno facendo questo? Ma le aziende preferiscono comprare il servizio perché internamente non hanno le competenze per identificare la tecnologia migliore, per creare l'architettura informatica migliore, soprattutto le piccole e le medie aziende, ed è il target di riferimento di Revo. Noi creiamo servizi altamente affidabili e sicuri per la piccola e media impresa. Più o meno, diciamo, il nostro cliente finale è dai 5 ai 500 milioni di ricavi, per intenderci. E in questo contesto, le aziende che continuano a produrre sempre più dati, a digitalizzare sempre di più, non hanno internamente la capacità di identificare una tecnologia o l'altra, quali migliori per le loro attività. E soprattutto non hanno la capacità di pianificare quanta necessità di spazio, per esempio, o di elaborazione hanno bisogno. Riescono a farlo oggi, ma con una visibilità limitata. Ed è per questo che le aziende hanno sempre più bisogno di avere la capacità di crescere e modificare la loro architettura in maniera dinamica. Questo è proprio il servizio cloud, cioè la possibilità di avere a disposizione un'infrastruttura informatica che si adatta nel tempo secondo le esigenze dell'azienda. Ho bisogno di più spazio, ma meno capacità elaborativa, perché magari sto facendo un'archiviazione. Poi domani ho bisogno di più capacità elaborativa perché ho un nuovo progetto, un nuovo stabilimento, ma non devo preoccuparmi di rifare l'infrastruttura informatica. Acquisto semplicemente una nuova porzione del servizio che mi dà più capacità elaborativa. Questo è il concetto di cloud: elasticità, affidabilità e sicurezza. Anche perché il server di per sé sono comunque degli apparecchi molto costosi per le aziende e soprattutto è una tecnologia in continua evoluzione, quindi hanno bisogno sempre di aggiornarli e un servizio come il vostro praticamente gli dà sempre l'ultima tecnologia disponibile e quindi hanno, e soprattutto con la flessibilità che appunto ci dicevi.
Assolutamente sì. L'ultima tecnologia disponibile, l'integrazione migliore, perché oggi la complessità tecnologica sta raggiungendo livelli non banali, nel senso che assistiamo quotidianamente all'incremento della numerosità di tecnologie che devono parlarsi tra di loro. Diciamo così, i livelli di comunicazione tra le apparecchiature fino a 10 anni fa erano impensabili. Pensiamo all'industria 4.0, l'IoT, o anche la digitalizzazione che abbiamo visto forzata nell'ultimo anno. Cioè, sono tutti elementi che hanno portato a un nuovo livello l'informatica, quindi ci hanno portato a lavorare con l'informatica come non neanche immaginavamo. E questa flessibilità, che è possibile grazie ai servizi cloud, ormai è una necessità. Quando parli di servizi cloud, ovviamente ci vengono in mente i servizi come può essere Dropbox, o lo stesso Google che ci mette appunto in Google Drive tutti questi servizi qui. Ma da questo punto di vista, in realtà, nel vostro settore, chi sono i vostri concorrenti? Allora, nel nostro settore, diciamo che il mercato è abbastanza frammentato. Ci sono qualche player internazionale che viene chiamato hyperscaler, cloud provider, che è però focalizzato a livello mondiale, non ha una specificità in un paese o in un altro, e a livello di servizi ha una logica one fit all, quindi ha un servizio che deve andare bene per tutti. Quello che a differenza offre Revo è una focalizzazione sul mercato europeo, sul mercato della cyber security integrata, cioè i nostri servizi, a differenza di altri player, hanno un ombrello di cyber security ampio a piacere, diciamo così, ma comunque sin dal servizio più piccolo integrato e garantito, che consente di avere un livello di sicurezza intrinseco già nell'esecuzione e nell'archiviazione dei dati e delle applicazioni. E poi, a differenza degli hyperscaler provider, abbiamo la possibilità di accompagnare le aziende nel percorso di cloudizzazione, passatemi un po' questo termine, cioè il fatto di consentire all'azienda che magari ha fatto alcuni investimenti negli anni passati e non li deve buttare e semplicemente deve estendere la sua infrastruttura, può portare questi apparati, queste infrastrutture all'interno dei nostri data center. E grazie alla nostra tecnologia siamo in grado di acquisire quegli apparati, metterli in data center sicuri, protetti e certificati e consentire al cliente di estendere la propria attività anche sul cloud. Quindi un mix tra apparati di proprietà del cliente e cloud erogato da Revo. Questo è l'hybrid cloud e questa è una forte differenziante rispetto agli hyperscaler. Difficilmente posso suonare alla porta di Google per mettere il mio server all'interno del loro data center, mentre in Revo questo è possibile con il massimo livello di affidabilità, certificazioni e sicurezza. Inoltre, noi consideriamo comunque competitor le società che fanno esclusivamente cloud, come noi. Ci sono diversi player nel mercato che fanno anche cloud o anche cyber security. Noi siamo focalizzati al 100% sui servizi cloud e i servizi di cyber security, proprio per garantire un'offerta integrata e altamente efficiente ed efficace. Mentre parlavi, mi veniva in mente appunto tutte le aziende che in questo periodo hanno dovuto, per forza di cose, se non l'avevano già fatto prima, implementare quello che è il loro sistema di vendita online. Quella, per esempio, è una delle, probabilmente può essere una delle principali, dei principali fattori che li ha portati ad avere una digitalizzazione forzata e quindi ad aver bisogno magari anche di esigenze diverse di data center e gestione dei dati. Assolutamente sì, assolutamente sì. Nell'ultimo anno abbiamo visto una accelerazione nel processo di digitalizzazione delle imprese. Quello che abbiamo visto è, come citavi per esempio tu nell'ambito dell'e-commerce, un'apertura delle aziende e una propensione a costruirsi un proprio spazio online attivo, non passivo, non la vetrina come era il sito web, ma qualcosa che ha a che fare con il cliente, con cui riesco a interagire anche se non riesco a esserci fisicamente. E quella è un'enorme importanza.
immaginiamo sistemi di relazione, di comunicazione, di accesso a quei dati da un lato, quindi per i dipendenti dell'azienda che devono arrivare su quelle piattaforme, e dall'altra parte la necessità dei clienti di raggiungere l'azienda su quelle stesse piattaforme. Il fatto di poter contare su, se, ripeto, su servizi cloud che consentono all'azienda di avere un livello di servizio estremamente alto, dà la garanzia all'azienda di poter continuare a colloquiare con i propri clienti anche in situazioni di questo tipo. Oggi le aziende cercano un livello di servizio alto, perché immaginiamo che cosa succedesse se un'azienda fosse oscurata per un giorno, due giorni, in un contesto in cui l'unico accesso che ha è il suo sito e-commerce o il suo CRM o la sua, anche banalmente oggi che i negozi stanno riaprendo, la sua rete di vendita, le sue casse. Se queste non riescono a battere uno scontrino o semplicemente a vendere, è un danno sicuramente molto molto alto. Lo vediamo già oggi tutti i giorni quando anche noi, se stiamo guardando un film in una piattaforma streaming, se abbiamo un minimo di latenza tra quando schiacciamo e quando vediamo il film superiore ai 3 secondi, cominciamo un po' a storcere il naso. Figuriamoci se un'azienda sta ferma un'ora o 4 ore o 5 ore, ed è per questo che bisogna stare attenti, diciamo così, a dove vengono posizionati i propri dati. Ormai non è più un business che può essere considerato erogato partendo dal garage, ecco, cioè non è più a quel livello. Ormai siamo in una fase di maturazione, come dicevo, un po' dopo l'inizio, siamo comunque in una fase di maturazione dove l'attenzione alla cyber security e all'affidabilità dei servizi devono essere assolutamente estreme. Mercato assolutamente in crescita. Voi attualmente siete focalizzati principalmente in Italia. Avete però, se ho, diciamo, notato dalle tue parole, che avete già ambizioni di espansione a livello europeo? Sì, per entrambe le tue affermazioni, nel senso che il mercato è assolutamente in crescita, è in crescita sostanzialmente per due fattori basilari, che sono il primo, la quantità di dati che ogni azienda e ognuno di noi produce. Cioè, produciamo continuamente ogni giorno nuovi dati e non cancelliamo quelli vecchi, perché questi dati sono un patrimonio. E dall'altra parte c'è una conversione della spesa, cioè quello che dicevamo prima, dal investimento, dall'acquisizione di infrastruttura e tecnologia verso l'acquisizione di servizi. Questo è il motivo principale per cui il mercato del cloud, sono i motivi principali per cui il mercato del cloud cresce. A cui aggiungiamo il fatto che tutti questi dati e queste applicazioni che vengono archiviati, posizionati nel cloud, devono essere protetti. Ed è qui che prosegue un altro mega trend, che è la cyber security. Con Revo abbiamo integrato questi due paradigmi, quindi cloud e cyber security. E dal nostro punto di vista, le mire, diciamo così, espansionistiche, le abbiamo anche dal punto di vista internazionale. Stiamo guardando anche al Sud Europa come un possibile sbocco. Non so se posso chiederti come mai proprio Sud Europa e non Nord Europa? Sud Europa perché il livello di digitalizzazione delle imprese è molto simile a quello italiano e il nostro cloud è sia al massimo livello, quindi diciamo così sarebbe adatto anche a grandi aziende, beh, ne abbiamo diverse tra i nostri clienti, ma la nostra focalizzazione rimane la piccola e la media impresa. E il Sud Europa ha un livello di digitalizzazione e di frammentazione del tessuto imprenditoriale simile a quello italiano. Inoltre, avendo partnership internazionali con operatori di distribuzione dei nostri servizi, vediamo il Sud Europa come un fattore molto più facile da aggredire. Tra l'altro, sempre parlando di crescita, avete stretto diversi accordi con partner importanti, quindi ci sono tanti nuovi progetti che state perseguendo. Uno degli ultimi accordi è stato con Tiscali, però poi ci so che ci sono altri nuovi progetti. Ce ne vuoi parlare? Senz'altro, ma noi siamo quotati da un mese e mezzo. Il 6 aprile abbiamo suonato virtualmente la campanella, perché poi eravamo ancora in una fase molto restrittiva. Abbiamo però stretto una partnership con Tiscali, un operatore storico,
in cui i servizi cloud di Tiscali vengono erogati dall'infrastruttura di Revo, quindi siamo stati scelti da Tiscali per erogare servizi cloud per nella regione della Sardegna e nel sud, centro-sud Italia. Abbiamo anche acquisito un nuovo contratto col garante della privacy, anche quello è sicuramente un riconoscimento molto, molto importante, e nell'ambito dell'espansione dei nostri servizi, ma soprattutto per rendere i servizi ancora più sicuri, nonostante le certificazioni, l'attenzione a livello di affidabilità dei data center e di sicurezza, abbiamo sottoscritto un accordo con Darktrace, società leader nell'ambito della cyber security, dove grazie a questa tecnologia siamo in grado di identificare le deviazioni comportamentali utilizzando anche l'intelligenza artificiale, e in ultimo abbiamo deciso di alzare l'asticella per tutti i servizi cloud, non solo di Revo ma sul mercato, facendo in modo che tutti i dati delle applicazioni, diciamo così, dell'infrastruttura servizio che Revo eroga, siano copiati in un altro data center in modalità warm, quindi in modalità sola scrittura. Questa è una novità che ti do in anteprima, ma secondo me è un ambito molto importante, perché porta il livello dei servizi cloud e la sicurezza intorno ai dati a un nuovo livello. Perché mi spiegavi, tra l'altro, che questa modalità non può essere hackerata. Esattamente, cioè il punto è il punto principale, di fatto, quando c'è una compromissione dei dati o c'è un data breach, avviene su due livelli. Il primo livello è la corruzione dei dati, il secondo livello è l'esfiltrazione dei dati. Però la corruzione dei dati è un processo da dove magari non si riesce a tornare indietro. Nel momento in cui i miei dati sono crittografati e io per qualche motivo non riesco a recuperare la password per decodificarli, o non voglio pagare il riscatto, o dall'altra parte semplicemente non c'è la volontà di aiutarmi, perché ovviamente sono eventi criminali, cioè chiamiamoli proprio col loro nome, è chiaro che avere un sistema che mi rende immutabili i dati, mi rende immutabile la copia di backup, mi tutela oltre misura. Perfetto. E sempre con nell'ambito, appunto, non solo dei nuovi progetti, ma anche di crescita poi dell'azienda stessa, siete orientati su una crescita organica o avete anche in mente operazioni straordinarie? Allora, noi siamo orientati su entrambi i fronti. Abbiamo come obiettivo la crescita organica dell'azienda. Abbiamo un modello di vendita indiretto. Che cosa significa? Che vendiamo i nostri servizi alle aziende finali utilizzando una rete di partner, ovvero i system integrator, i software house, i consulenti informatici che presidiano il mercato informatico delle piccole e medie imprese. Il nostro obiettivo è crescere in termini di numerica di questi soggetti. Oggi ne abbiamo oltre 200 che rendono la nostra offerta cloud e di cyber security capillare sul territorio nazionale. Però al tempo stesso guardiamo anche ad aggregazioni industriali nell'ambito del cloud e della cyber security, e perché no anche all'estero, come dicevo, nel sud Europa è qualcosa nel nostro radar. Ma essendo non un argomento, ma in generale un settore diciamo nuovo da un certo punto di vista, ma anche poco conosciuto, lato business o lato investitori, quali potrebbero essere i maggiori fattori di rischio che ci sono in questo settore? Guarda, io credo che il fattore di rischio in generale per qualsiasi azienda, e soprattutto per le aziende che lavorano al digitale, in assoluto sia il rischio cyber. Quindi rischio di tentativi di attacco piuttosto che di attacchi che vanno a buon fine. L'obiettivo che ci siamo posti come azienda, visto che il rischio in assoluto non può essere ridotto, è adottare tutte quelle misure che consentono di portare la sicurezza del servizio, dei dati dei nostri clienti, al massimo livello, e lo facciamo con attenzione maniacale a tutto quello che è la compliance e la certificazione dei processi. Non dimentichiamoci che la cyber security non è solo tecnologia, ma è anche processi e formazione delle persone, e dall'altra parte lo facciamo implementando una serie di
funzionalità nei nostri servizi che rendono estremamente difficile, se non impossibile, come l'ultima tecnologia che abbiamo implementato, la sottrazione e la modifica dei dati fino ad arrivare alla corruzione. Il fatto di avere una copia in un altro data center che è immutabile, di fatto protegge i nostri clienti ulteriormente rispetto alle copie che già avevamo, ovviamente, e i piani di disastro che erano implementati, che alcuni clienti scelgono addirittura di portare nei nostri cloud, è sostanzialmente la possibilità di rendere questi dati immutabili e quindi di fatto non modificabili da nessun tentativo di attacco hacker. Perfetto, grazie Antonio perché ci hai dato una bella visione di questo mondo comunque abbastanza nuovo che ci avvolge tutti proprio come una nuvola e che magari non conosciamo poi tanto bene quanto dovremmo. Vienici a trovare presto perché sono davvero curioso di vedere quella che sarà la crescita della vostra azienda e soprattutto i nuovi progetti che state realizzando. Senz'altro lo faremo prossimamente. Grazie Domenico dell'opportunità. Grazie a voi e in bocca al lupo per tutta la crescita e l'importante progetto che state realizzando, un'azienda italiana basata in Italia che comunque dà lavoro appunto al nostro tessuto produttivo, quindi sicuramente un bellissimo progetto da sostenere. Grazie a tutti per aver guardato questa intervista, vi lascio qui sopra il link con la playlist con tutte le altre interviste che abbiamo già realizzato, noi ci vediamo nel prossimo video, un saluto e buon investimento a tutti.